Prosegue la lotta al degrado urbano da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, sempre più vigili in strada sindaco, sempre più provvedimenti per tenere la città pulita e in ordine. Oggi presentiamo un nuovo nucleo antidegrado formato da 12 agenti di polizia municipale in motocicletta che interverranno in città in tempo reale in ogni situazione di degrado che si dovesse presentare o che dovesse essere segnalata comunque dai cittadini. Parliamo di controlli dei parchi, controllo della riviera, controllo di tutte le zone della città più sensibili dove avvengono situazioni che creano allarme sociale o disagio sociale. Ieri per esempio siamo intervenuti ai giardini di Piazza Primo Maggio e al Florida dove c'erano state segnalate situazioni di spaccio e siamo intervenuti in maniera diretta, tempestiva. Combatteremo con forza le bici sui marciapiedi, le situazioni dello spaccio, le deiezioni canine che non vengono raccolte, i rifiuti ingombranti, tutte le cicche di sigarette a terra, tutte queste situazioni danno l'immagine di una città, cioè una città più pulita, più bella, più accogliente. Abbiamo cercato di dare una risposta più efficace possibile, destinando le risorse che avevamo, cioè i motociclisti. Abbiamo 10 moto con la livrea, con i colori di istituto, che di solito facevano esclusivamente il pronto intervento per la polizia stradale. Abbiamo destinato, e più tardi faremo anche un corso di formazione specifico, questi soggetti a dare una risposta immediata a queste istanze di sicurezza che hanno chiesto i cittadini in ragione di queste condotte di cui le parlavo, che prima erano un appannaggio quasi esclusivo del reparto giovanile.